Noi abbiamo votato chiaramente a favore di questa norma, che devo dire è la prima norma a livello mondiale che si crea sull'intelligenza artificiale. Chiaro, dovrà passare ancora al vaglio del Consiglio e della Commissione, però credo che il Parlamento abbia fatto un buon lavoro, anche e soprattutto per porre degli argini per le pratiche di intelligenza artificiale che sono più pericolose. Penso per esempio alla sorveglianza in strada in tempo reale. Questo è un tipo di sorveglianza che in certi casi può essere veramente pericoloso. E quindi per fortuna il Parlamento ha evitato di bypassare su questo punto. Alcuni gruppi hanno tentato anche di reintrodurre, perché questa questione della sorveglianza nei luoghi pubblici era stata inserita dalla Commissione solo in alcuni casi specifici, e in un caso era anche condivisibile, cioè per esempio la ricerca dei minori scomparsi o delle persone scomparse, chiaramente solo ed esclusivamente previa autorità giudiziaria. Il problema è che poi le eccezioni erano diverse e potevano allargare eccessivamente il campo, per esempio la questione della prevenzione del terrorismo e anche a tutti i reati puniti con più di 3 anni, e diventava veramente eccessivo come elemento. E questi emendamenti di fatto poi non sono neanche stati votati in aula, perché è passato direttamente alla posizione che era stata presa precedentemente nelle commissioni che si sono occupate di questo atto.